Internet darà quindi modo di abbattere questi confini o comunque gli stati continueranno anzi ad approfittare con Internet di creare altri confini? Ma certo che gli stati e non solo gli stati, ma le grandi imprese che operano su Internet, barriere cercano di metterle, che non sono soltanto le barriere legate ai confini nazionali, perché queste sono, come dire, sconfitte dall'esistenza stessa di Internet, ma sono barriere di accesso, per esempio rendendo necessaria la mediazione del mercato. Io ho tanta informazione quanta ne posso pagare in rete, restringendo l'accesso libero alla conoscenza, che invece dovrebbe essere considerato un bene comune. Quindi diventa merce e quindi comunque rimane in mano ai potenti. È sempre questo. I diritti mettono sempre in evidenza conflitti. Da una parte ci sono diritti, dall'altra poteri che non vogliono essere controllati. Non c'è soluzione. No, ma la lotta per i diritti va bene. Buongiorno.